Quindi, concludo, nelle prossime ore il governo adotterà, oggi stesso, nel primo pomeriggio, un decreto che si è ormai definito attraverso una temporanea sospensione dei poteri degli organi societari e la nomina di un commissario che consenta di far convergere tutte le risorse disponibili verso i citati interventi di risanamento ambientale, garantendo al contempo una corretta gestione dell'attività produttiva. Pare dunque evidente che dalla soluzione che il Governo e il Parlamento sapranno adottare dipendono il futuro della siderurgia italiana e più in generale la credibilità del nostro Paese nel saper garantire certezza del diritto, tutela ambientale della salute e prospettive dello sviluppo industriale. Un decreto che prevede un commissariamento temporaneo dell'Ilva che consentirà di gestire l'azienda attuando l'AIA. È questa l'intenzione del governo, secondo quanto riferito alla Camera dal ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato. Un'eventuale chiusura dell'Ilva di Taranto avrebbe un impatto economico negativo per 8 miliardi di euro all'anno, ha detto Zanonato. Lo stabilimento di Taranto gode inoltre di alcuni vantaggi competitivi che lo rendono unico nel panorama nazionale e comparabile con gli stabilimenti più efficienti dell'Europa. Il costo di un'eventuale chiusura dell'impianto avrebbe conseguenze negative, gravi, sul piano economico e comunque determinerebbe il consolidamento di una situazione che, secondo i magistrati di Taranto, è da considerarsi di disastro ambientale. L'impatto economico negativo è stato valutato attorno a oltre 8 miliardi di euro. La Turchia è un partner privilegiato nel rapporto con l'Unione Europea. Da anni la richiesta di adesione all'Unione Europea da parte della Turchia si incentra intorno ai termini del cosiddetto acquis comunitario e tra i termini dell'acquis comunitario c'è sicuramente il tema rilevantissimo della libertà di opinione, della libertà di espressione e della libertà di manifestazione. Saranno quindi tutti temi sicuramente al centro delle preoccupazioni che verranno espresse, non credo solo da parte dei membri dell'Unione Europea, ma di tutti quei paesi che, volendo bene alla Turchia, in questo momento invocano moderazione. Sì, lunedì 10 sono a Padova e su invito anche degli studenti, credo che sia anche un messaggio molto importante perché parte proprio dal territorio e dai giovani che rifiutano qualunque tipo di razzismo e questa per me è anche una conferma di quell'Italia migliore che noi dobbiamo cercare di portare fuori. In questa legislatura c'è un'ampia maggioranza bipartisan a favore di un ius soli temperato e italiano chi nasce in Italia e ha un forte legame con il paese come genitori e residenti. Frequenza della scuola, dell'obbligo ed altro è quanto è emerso da una riunione dell'intergruppo immigrazione di Camera e Senato. Ora i parlamentari di tutti i gruppi politici, salvo la Lega Nord, proveranno a redigere una proposta di legge comune. Beh, oggi è partito l'intergruppo, ci sono diverse proposte di legge, si passa da quelle più strettamente collegate all'essere nato in Italia a quella che ho presentato io invece che prevede un percorso scolastico fino a 16 anni o a 18 anni e per gli adulti che magari sono nati in Italia ma poi sono andati di nuovo a vivere all'estero un esame che dimostri che conoscono la nostra lingua e la nostra cultura. Insomma, io credo che da queste proposte si può arrivare ad una mediazione e forse per la prima volta alla possibilità di approvare un provvedimento molto complesso, ma che io credo sarebbe un passaggio di civiltà per il nostro Paese. È andato bene perché tutti hanno sottolineato la necessità intanto di cambiare questa legge. Chi nasce e cresce in Italia deve diventare italiano perché insomma è l'Italia che ce lo chiede, migliaia di firme e soprattutto un Parlamento nuovo che deve porsi il problema di dare una risposta non solo ai figli di immigrati ma a un'Italia che non può permettersi più di escludere questi ragazzi che di fatto sono parte integrante della scuola italiana e che appunto devono avere pari riconoscimento. L'Italia è matura per una nuova legge sulla cittadinanza che riconosca la cittadinanza dei bambini nati in Italia o arrivati in Italia anche per studiare, per vivere, quindi ius soli temperato, chi nasce da un genitore che vive in Italia da
alcuni anni regolarmente, Ius Culture, chi studia in Italia, che prende un titolo di studio in Italia, è la forza della cultura italiana che crea la cittadinanza. Scelta Civica propone un testo che può essere il punto di incontro di tutte le forze politiche in Parlamento.